buonasera e benvenuti a casa mia. È un orgoglio per me che siete venuti stasera per dimostrare a tutto il mondo intero la gioia che ho nel cuore per le feste di Natale. Io ho due figli disabili, uno di 50 anni, uno di 49. E la mia vita è stata dura, ma orgogliosa di avere questi due gioielli. Faccio questo presepio da 30 anni e lo dedico sempre a loro, per la gioia, per la luce, per l'amore del mondo intero. Le luci rappresentano la luce dei miei figli, la nascita dei miei figli. Non so descrivervi l'amore che io provo per questi figli. Il papà biologico è morto. C'ho un compagno che per i miei figli rappresenta il vero papà biologico. L'ama con tutta l'anima e lui mi aiuta a fare tutte queste cose per amore dei miei figli. Io non posso dimostrare altro. Non posso dimostrare altro che solo questo piccolo sacrificio che faccio del presepio. Questo è quello che posso dare ai miei figli. Penso sempre che queste luci rappresentano l'amore di tutti i giorni che io do ai miei figli. Di altro non so dirvi niente. Li amo tanto e li voglio bene. Quest'anno ho voluto farlo il simbolo dell'amore, delle olive. Io mi ricordo una frase del mio povero marito che mi diceva: la tua casa è tra gli ulivi, ritornerò da te se Dio vorrà, che poi non è tornato più. E questo mi ha dato lo spinto, l'amore di poter fare questo presepio adesso con le olive. È fatto tutto con radice di olive. E ci sono le piante dell'olive, le olive per terra, le casette dei contadini che non sono vere casette. È una cosa semplice con muschio, con briccio, con piccole cose che a me mi hanno riempito la gioia e la gioia ai miei figli, perché quando vengono qua si godono di queste luci, godono di tutte queste cose che vedono, anche se non lo possono esprimere parlando perché non parlano, ai miei figli devo farci tutto, però già lo sguardo che fanno per me è grande, è una gioia immensa per me. Questo è il mio presepio che faccio da 30 anni e spero di farlo fino che loro avranno vita, perché una volta che loro andranno dall'altra parte, io non lo so che cosa trovano, ma qua trovano una mamma e un papà che le amano tanto e anche tanta brava gente che sono a Bianchi, che vengono a visitare i miei figli e mostrano qualcosa di amore. Non c'è bisogno di regalo, non ho bisogno di un regalo, niente. Io ho bisogno della presenza delle persone per dare ai miei figli una carezza. La carezza è l'amore del mondo, è tutto l'amore che esiste al mondo.